Benvenuti a questo nuovo appuntamento con le strade della vita. Ricorderete un paio di settimane fa abbiamo annunciato queste tre serate organizzate da Azione Cattolica Settore Adulti, nelle quali sarebbe stato anche attivato un percorso di quelli legati al cammino sinodale, per cui gruppi di ascolto, proprio quelli che Don Paolo Cignatta ci spiegava, insieme al sussidio che abbiamo presentato, per cui seguendo questo metodo di cammino sinodale, questo metodo di ascolto, questa ricorderete che è la fase del racconto. Per cui in queste serate c'è una prima parte, ed è accaduto per le prime due serate, durante le quali i gruppi rispondono ad alcune domande relative anche alla propria esperienza di fede, al proprio cammino e quindi anche ai propri desideri per il futuro, e poi c'è un intervento di un esperto. Questa settimana, lunedì, è intervenuto Don Cesare Pagazzi, che è teologo ed è un volto a noi conosciuto, ha collaborato diverse volte con noi e il suo era un tema proprio legato in particolare alla pastorale, se vogliamo, degli adulti, anche perché ciascuno di noi, bene o male, ha un passato, una radice che passa attraverso dei percorsi pastorali. Il titolo della serata era Diventare adulti, diventare cristiani, il dialogo difficile tra fede, religione, chiesa e adulti. Allora, vediamo un po' quali sono i principali temi che sono emersi, quelli sui quali magari anche andare avanti a lavorare nei prossimi percorsi di cammino sinodale. E siamo alla seconda serata che Azione Cattolica ha organizzato insieme agli adulti proprio per seguire questo percorso del cammino sinodale insieme alla nostra Chiesa diocesana, alla Chiesa italiana, ponendosi in ascolto, un ascolto che come Papa Francesco ci ha chiesto sia il più ampio possibile. E siamo abituati, e siamo con Don Cesare Pagazzi, grazie per Buonasera. essere con noi, a pensare alla catechesi come un mondo che riguarda i bambini. Quando si è adulti non ci si deve più formare. Questo poi è un po' un'idea sbagliata su tutti gli aspetti della vita. No? Infatti mi piace molto il titolo di stasera dal quale vorrei partire con lei, Diventare adulti, diventare cristiani. Cioè è un percorso, è un cammino che non si ferma mai. Come la Chiesa sta accompagnando gli adulti? Come può ripensare o rivedere, se è il caso, questo accompagnamento? Ma questa assolutamente è un'opinione personale. Io ritengo che ci sia una certa sproporzione nell'investimento che la Chiesa fa da più di un secolo sulla cosiddetta età evolutiva rispetto all'investimento che la Chiesa fa nei riguardi del mondo degli adulti. E in modo particolare quella fascia del mondo degli adulti che è chiamata mezza età o più precisamente età di mezzo, perché è un'età effettivamente molto critica. Da una parte è l'età dove un uomo, una donna sono al vertice affettivo, professionale, relazionale. Dall'altra però i fallimenti in questa età affettivo, professionale, relazionale sono i fallimenti peggiori. E poi è un'età dove la morte comincia a bussare. Nella forma dell'invecchiamento, dell'invecchiamento dei nostri genitori, le perdite cominciano a diventare pesanti, possono essere dei nostri genitori, possono essere di nostri coetanei. E allora è un'età della vita che è un po' una faglia. È difficile da indagare, è difficile da cogliere. Troviamo difficoltà a investire perché probabilmente ci tocca su nervi scoperti, anche i pastori sono toccati su questi nervi scoperti, anche la Chiesa, ecco. Non dimentichiamo che uno dei più grandi racconti, poemi, della storia dell'umanità, la Divina Commedia, che è un cammino di diventare adulti, di divenire adulti, un cammino di conversione che non ha paura di sprofondare nell'inferno, di purificarsi per poi arrivare alla santità, è un cammino collocato nell'età di mezzo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, una selva oscura. Anche perché l'età di mezzo, come lei la definisce, è anche un'età comunque di grandissimi cambiamenti, succedono tantissime cose, anche a una grandissima velocità, velocità che negli ultimi decenni ha preso poi un andamento del tutto esponenziale. Forse che la Chiesa non
non si è in grado di stare dietro a questa velocità, forse, che si è in qualche modo, magari anche rimasta spaventata un po' da una velocità che non riesce magari a capire, quando poi comunque le domande fondamentali dell'uomo rimangono un po' le stesse. Non solo rimangono le stesse, ma credo che proprio l'età di mezzo sia il momento dove emergono con maggiore nettezza. Cioè, io ho più paura della disperazione o del disorientamento di un quarantenne rispetto alla disperazione o il disorientamento di un quindicenne. Prendo sul serio anche la disperazione e il disorientamento del quindicenne, ma quello del quarantenne mi colpisce molto di più, anche perché potrebbe essere il riassunto di metà della vita e anche il presagio negativo del resto della vita che gli rimane. Poi non so se sia proprio un cambiamento così veloce, anzi io direi che quasi un po' come l'adolescenza e la giovinezza negli ultimi 30 anni si sono diluite nel tempo, per cui si è adolescenti fino a 20 anni e si è giovani fino a 35, anche la cosiddetta età di mezzo secondo me si è molto diluita, si è molto allungata, in basso e in alto, per cui è una stagione anche consistente della vita. Ma credo che dobbiamo trovare, noi stessi dobbiamo accorgerci di questo tempo di emersione delle domande straordinarie, delle domande appuntite della vita. Credo infatti che anche questo tempo che ci siamo dati come sinodo di ascolto sia veramente forse quello che adesso serviva, no? Questo tempo che poi speriamo che sia veramente così, questo lasciare emergere, lasciare che escano tutti dai racconti, no? Si è chiesto di trovare delle parole per raccontare, perché in effetti, come ci dicevamo prima, tutti, almeno da noi in Italia, hanno una storia che parte dalla Chiesa, dalla fede, dalla religione, poi chissà, persa per mille rivoli della vita, però un seme dentro c'è, no? Per cui che questo tempo di ascolto sia anche una soglia, no? Perché quelle che prima lei definiva tutte queste tappe che accadono nel mondo dell'età adulta, della mezza età, possono anche essere tutte soglie. Sì, sì, indubbiamente, indubbiamente. Ma poi la cosiddetta età di mezzo è già di per sé una soglia tra la giovinezza e la vita vecchia, e la vita anziana e così via. Per cui giocarsi bene quello che è il pivot, quello che è il perno della vita, vuol dire, secondo me, creare movimento nella vita stessa, ma poi creare quel movimento che è la trasmissione della fede, perché è l'età appunto in mezzo nel processo della eredità, della trasmissione della fede. Chi è nell'età di mezzo sta ereditando, o magari ha già ereditato dai genitori, dalla generazione precedente, il tesoro della fede, della vita, del senso, del desiderio, della cultura, e si prepara a trasmettere in eredità, a passare il testimone alla generazione che succederà. Ecco. Secondo me noi facciamo un po' fatica a parlare di questa età perché, ripeto, è un'età dalle domande appuntite, e le domande appuntite sono appuntite e taglienti per tutti, anche per i pastori. Anche per gli evangelizzatori. Lei è proprio in una posizione un po' privilegiata, no? Un po' perché nell'età di mezzo c'è dentro perfettamente. La sto quasi finendo, ringraziando Dio. Però è teologo, è docente, è un sacerdote, quindi vive in mezzo alla gente, ma vive anche in mezzo ai suoi confratelli, in mezzo anche alla Chiesa, un po' come istituzione. Quale può essere anche il punto d'incontro? Come davvero ancora la Chiesa oggi può diventare anche il luogo in cui queste domande possono essere accolte e trovare insieme una risposta? Ma intanto, secondo me, se si prende appunto, per citare il Papa, se si prende la realtà e non l'idea della realtà. La realtà di noi e non l'idea di noi. La realtà della vita e non l'idea della vita. La realtà di Dio e non l'idea di Dio, perché la realtà, Dio nella realtà ci è presentato dalla Sacra Scrittura come capace. Dio non si spaventa delle domande delle quali noi ci spaventiamo. Noi pensiamo che già il fatto di farci queste domande sia un segnale di crisi della fede, e invece è un segnale di perfetta salute.
E Dio non si spaventa di questa domanda. Ecco, credo che questo valga per tutti, per chi è prete, per chi non lo è, e così via. Se trovassimo, non so come, sinceramente, ma se trovassimo sì, la capacità e i luoghi e i tempi di raccontarci anche un po' la vita, che è la prima parola che Dio ci dice, e anche la Sacra Scrittura, anche il suo stesso Figlio ci è dato affinché noi capiamo, decifriamo questa prima, primordiale parola che ci è data, che sono gli anni della nostra esistenza. Senta, in conclusione, questo cammino sinodale, questo tempo che stiamo iniziando, perché sia veramente utile, fruttuoso, perché sia proprio un tempo fecondo e di aiuto per tutti, chi crede, chi non crede, chi va in chiesa, l'uomo di oggi e la chiesa di oggi, da dove partire e come utilizzare bene questo tempo? Ma guardi, sinodo vuol dire camminare insieme. Per camminare insieme bisogna camminare prima, ma per camminare bisogna alzarsi in piedi, che è la postura tipica dell'essere umano. Questa postura l'ha imparata in casa, l'ha imparata nella casa delle origini, fidandosi del pavimento che lo reggeva, che reggeva il bambino, e alzando le mani alla mamma o al papà che dall'alto lo sorreggeva. Se ci sarà questa duplice fiducia nei riguardi del pavimento del mondo, e se avremo la fiducia di alzare le mani e fidarci di chi ci prende da sopra, è probabile che impareremo a stare in piedi, a camminare e magari anche a camminare insieme. Ad ottobre si è celebrata e vissuta a livello nazionale la settimana sociale, ne abbiamo parlato con un'ampia pagina nella nostra trasmissione, è stata sicuramente una tappa importante, significativa, peraltro credo che sia importante magari anche andare a recuperare quel video che trovate naturalmente sempre a disposizione sul nostro portale. Adesso, come sempre accade in febbraio, la settimana sociale si vive a livello diocesano. Noi ne parliamo con Susanna Rossi, ciao, grazie ciao. Per essere con noi, che già aveva fatto parte della delegazione che aveva partecipato alla settimana sociale direttamente a Taranto, animatrice di comunità di Policoro. Allora, prima di parlare di quello che accade prossimamente alla nostra diocesi, alla quale naturalmente tutti saranno invitati, ricolleghiamoci un po' a questa settimana sociale di Taranto con questo bellissimo titolo, no, dedicato a ambiente, lavoro e futuro, tutto è connesso. Sì, allora la settimana sociale di Taranto è stata la 49ª edizione delle settimane sociali dei cattolici italiani e ha appunto affrontato il tema ambiente, lavoro e futuro. Si è chiusa molto nel segno dell'operatività, nel senso che sono state tracciate diverse piste concrete di conversione e di generatività futura. Si è parlato di ripartire dalla costruzione di comunità energetiche per avviare la transizione ecologica, si è parlato di finanza responsabile, integrando col tema degli stili di vita, quindi il consumo responsabile, il voto col portafoglio, piuttosto che sensibilizzare all'acquisto, alla scelta di prodotti e servizi che fossero caporalato free. E poi un occhio di riguardo lo hanno avuto i giovani, perché è stato siglato il manifesto per l'alleanza, cioè un cammino, un esperimento dinamico di comunità e anche di politica. La settimana sociale di Taranto ha voluto riprendere i temi dell'ecologia integrale che vengono veicolati da Papa Francesco con una forza dirompente nella sua enciclica, no? La Laudato Si. Proprio nelle prime pagine lui scrive: la nostra sorella Terra sta protestando per il male che sta subendo, perché noi nel corso della storia ci siamo atteggiati come usurpatori, dominatori, come se ci sentissimo autorizzati, no, a saccheggiarla. Io credo che questa crisi cui ci troviamo di fronte non sia solo ecologica, ma una crisi più profonda, nel nostro io più profondo, che interpella ciascuno di noi, no? Ci chiede di trovare spazi, di dedicarci momenti per farci interrogare, quindi ci scuote dall'indifferenza. Ecco, infatti lo scopo appunto anche della settimana sociale, ma il bello, no, di questa settimana sociale era stata proprio questa concretezza, quindi questo diventare immediatamente operativi, dare delle linee, quindi insomma
si fa fatica adesso a tirarsi indietro, no? Perché Sì. proprio la settimana sociale non è diventata soltanto un appuntamento importante di riflessione, confronto, approfondimento, ma dove si è detto ok, è ora di mettere le mani in pasta, no? Sì. E quindi questo mettere le mani in pasta ci tocca a tutti da vicino, come dicevi tu, quindi come scelte singole, ma anche come scelte di comunità, ci interpella come comunità. Quindi quali sono un po' gli appuntamenti, i temi, i modi che noi vogliamo utilizzare per portare la settimana sociale da noi? Allora, noi come diocesi abbiamo pensato di strutturare due appuntamenti, proprio perché, ad esempio, era stato prodotto un documento per la settimana sociale di Taranto, che era l'Instrumentum Laboris, dove si diceva che la parola in un momento di crisi era un ponte. E noi abbiamo voluto creare due incontri, il 28 febbraio e il 4 marzo, proprio in questo orizzonte, no, di costruzione di senso. Cioè, incontri in cui diversi rappresentanti, spazi di dialogo attraverso una polifonia, no? Di voci, di varie organizzazioni, realtà che quotidianamente hanno a che fare con il tema ambiente, lavoro e futuro. Il 28 febbraio è il primo appuntamento al Centro del Samaritano presso la Caritas Diocesana. E lo suddividiamo in due fasi, una prima fase di restituzione dell'eredità del patrimonio di Taranto attraverso un video sull'esperienza e poi una seconda fase di tavola rotonda che sarà moderata da Sara Groppi in cui interverranno diversi ospiti e ci restituiranno il loro contributo, cioè ci sarà modo di reagire a quelle che sono le proposte di ecologia integrale, gli stili di vita e il manifesto dell'alleanza dei giovani. E questo è importante anche perché innanzitutto poi lo scambio di esperienze ci fa capire che sono tutte cose possibili, sì. praticabili, quindi tante volte ci si dice sì, siamo d'accordo, ma ci sembra difficile trovare un'applicazione, no? Sì. Lo scambio di esperienza ha proprio questo scopo, credo, no? Di far vedere sì. come si può. Perché poi a Taranto sono state evidenziate le buone pratiche, no? Quelle realtà coraggiose che evidenziano una prova tangibile di una economia sana che funziona, attuale, cioè espressioni di generatività. Cioè sono realtà che ci spronano o che ci dovrebbero spronare a seguire sempre di più questi sentieri virtuosi di economia attenta all'uomo, alla cura dell'ambiente e al creato. E quindi questo vedendo che sono strade già percorse, già sì. battute da pionieri che insomma un po' sulla loro pelle hanno sperimentato e quindi noi possiamo anche un po' seguire e innovare e vedere che è possibile. Come sempre ripetiamo serate che sono aperte a tutti, anzi credo che siano veramente delle opportunità per approfondire questi temi che chiamano poi in causa ciascuno di noi. Poi c'è la seconda. E la seconda serata invece è venerdì 4 marzo alle 8 in collaborazione con il corso di formazione Cives. Saremo in ascolto di una relazione di un sacerdote di Milano, giovane, intraprendente, era ex cappellano dell'Università Bicocca, e ci donerà una relazione dal titolo Verso il nuovo umanesimo planetario, quindi penso una proposta sulla riflessione ecologica. Senti, tu esattamente come giovane eri presente, abbiamo detto giovani molto coinvolti, fai proprio un po' un invito anche ai tuoi coetanei, che sono quelli che insomma sì. Dovrebbero avercela in mano un po' nel futuro questa terra, io no? credo che allora la settimana sociale Taranto per i giovani ha rappresentato un'opportunità per mettersi in gioco. Un terzo dei partecipanti erano giovani da varie realtà, organizzazioni e c'è stato molto protagonismo. Noi vorremmo provare a replicare questa cosa anche nel Piacentino, quindi tutti i ragazzi, le ragazze che hanno sensibilità e a cuore il nostro territorio, una sensibilità tesa all'ecologia, sono invitati a partecipare, anzi a mettersi in dialogo, a produrre proposte, idee, iniziative in questo senso, in questo orizzonte, perché è una costruzione partecipata che parte dal basso, cioè, da noi. Fare in modo che inizi una sorta di laboratorio aperto, insomma, esatto. no? Che magari poi possa proseguire. Quindi noi ve lo ricorderemo anche negli appuntamenti finali della trasmissione, anche nelle prossime puntate. Intanto ricordiamo appunto il primo appuntamento, che è quello del 28, ne abbiamo parlato appositamente con un po' di anticipo, di modo che chi vuole si possa tenere libero. Tutti gli appuntamenti saranno comunque seguiti in diretta streaming sul canale Piacenza Diocesi.tv, per cui per chi non potesse partecipare potrà comunque in qualche modo essere presente tramite il canale, per cui buon lavoro. Grazie a voi. E noi proseguiamo adesso con la nostra trasmissione, ascoltiamo il commento al Vangelo di questa domenica con Don Gigi Bavagnoli. Bene, il Vangelo di questa domenica
sembrerebbe un insieme di raccomandazioni. Porgi l'altra guancia, se uno ti chiede il mantello, dagli la tunica, se ti chiede qualcosa, non credere niente in cambio. Ma inizia con amate i vostri nemici. E già questo mi sembra più che una raccomandazione, anche perché è proprio innaturale amare il nemico. E c'è dentro al discorso di Gesù la frase, direi, che è un po' la chiave di lettura di queste raccomandazioni o le cosiddette tali. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. E allora qui ci viene in aiuto questa frase per capire il senso di queste raccomandazioni, che sono proprio tutt'altro che raccomandazioni, sono inviti, inviti che non chiedono una legge, non chiedono un rispetto, un'obbedienza legale, ma chiedono il cuore, perché essere misericordiosi come il Padre vuol dire avere un cuore grande come quello del Padre. È un cuore che noi non abbiamo in nessun modo, perché il nostro cuore è un cuore umano, non è un cuore divino. E allora perché Gesù ci invita ad essere misericordiosi come il Padre? Perché è l'unico modo che abbiamo, e questo è molto impegnativo però per noi, per comprendere la misericordia di Dio. Noi non capiremo mai la misericordia di Dio, ma cominciamo a intuire qualcosa della misericordia solo quando noi usiamo misericordia, quando riusciamo ad avere un cuore diverso dal nostro cuore usuale, un cuore che non misura, che non calcola, che si lascia prendere dall'altro. E ovviamente tutte le volte che riusciamo a questo dovremmo riconoscere che non è per merito nostro che riusciamo a vivere di questa misericordia, ma è sempre e comunque un dono che ci viene incontro. La misericordia è un dono che ci raggiunge, che noi non meritiamo, una misericordia che tante volte noi non ricordiamo, quasi fossimo invece capaci di pretendere questa realtà di bontà divina, e esattamente come la riceviamo, esattamente la restituiamo, è sempre esperienza di misericordia, cioè di una grazia, di una gratuità che ci raggiunge, che ci sopraggiunge, che ci sovrabbanza. E questo è veramente il messaggio di Gesù, lasciarci invadere, investire dalla misericordia per diventare, nel nostro piccolo, per quanto è possibile, uomini di misericordia. E vivere della misericordia è veramente l'esperienza della grazia, del dono senza merito, dell'amore che ci abbraccia, che ci avvolge, che ci coinvolge. E questo è l'invito che Gesù oggi ci fa, molto più che delle semplici raccomandazioni. Buona domenica. Non passa giorno ormai senza che ascoltiamo nei TG o leggiamo sui giornali notizie che riguardano il disagio profondo del mondo giovanile, che però si esprime soprattutto in questo ultimo periodo in un modo violento. Forse è un modo per farsi sentire, un modo per farsi notare, è un modo per far capire che questo disagio sta arrivando a un livello un po' preoccupante. È il caso veramente di occuparsi di tutto questo. Ne abbiamo gli strumenti come genitori, come insegnanti, come educatori, gli adolescenti stessi sono in grado di capire, di leggere quello che sta loro accadendo. Noi ce lo siamo chiesti, chiaramente non abbiamo la risposta, ma abbiamo deciso di iniziare quantomeno un percorso che possa essere rivolto agli adolescenti, ai giovani che ci vogliono ascoltare, ma anche a chi con loro lavora, con loro ha un rapporto familiare, a loro si affianca per fare un pezzo di strada insieme. Lo faremo con Maurizio Ienco, che già in questi anni ci ha aiutato ad approfondire anche tematiche legate al disagio, comunque alla psicologia. È uno psicologo psicoterapeuta, è legato anche agli educatori di strada, quindi il mondo dei giovani, degli studenti è il suo, o anche di quelli che hanno abbandonato sia il mondo della scuola che del lavoro. Quindi ci sembrava bello poter iniziare con lui un cammino che forse non sappiamo neanche bene dove ci porterà, magari anche seguendo un po' le esigenze che di volta in volta si evidenzieranno, per cui ascoltiamo oggi la prima puntata di questo percorso insieme a Maurizio Ienco. Co-
come un fiore a primavera, e quindi il titolo di questa rubrica che iniziamo da oggi insieme a Maurizio Jengo. Grazie per essere con noi, psicologo, grazie, psicoterapeuta, lo conosciamo, ve l'ho già presentato diverse volte, e davvero grazie, perché sappiamo tu hai tantissime cose da fare, ma abbiamo già visto come questo accompagnamento che di anno in anno, anche su temi diversi, tu ci aiuti a portare avanti, è davvero importante. Quest'anno entriamo proprio nel tuo specifico, cioè il mondo un po' degli adolescenti, dei giovani in specifico, perché insomma come educatore di strada e lavoro nelle scuole ti occupi tanto di questo, che è un po' il tema che veramente in questi giorni, in questi mesi leggiamo, di cui si parla, questi giovani che sembrano più preoccupare, no? Attirare l'attenzione soltanto per questo. Allora mi piaceva insieme a te pensare a un percorso che ci aiuti un po' a leggerli, a capirli, a farsi prossimi, capire, avere gli strumenti per affiancarli semplicemente, cioè semplicemente, no? Però, come dire, fare un pezzo di strada insieme. Diciamo che anche passare dal preoccuparci all'occuparci, no? Un po' dei ragazzi, e occuparcene soprattutto quando magari non risulta evidente il doverlo fare, no? Nel senso che quando uno finisce sul giornale, ormai è già tardi, no? Per certi versi. L'occuparsi può essere proprio quello di, un po' come il titolo di questa rubrica, no? Come un fiore a primavera, quei passi lenti che permettono di fiorire, no? Di sbocciare, e magari anche di imparare a gestire quelle che possono essere le tempeste, no? Piuttosto che anche tutti gli imprevisti che possono accadere, no? Perché io credo che un passo importante è proprio quello, soprattutto nell'adolescenza, di da una parte avere la funzione di chi sa accogliere le emozioni dei ragazzi, soprattutto quelle difficili, per passare anche a loro il messaggio che queste sono emozioni che sono accoglibili, okay? E dall'altra parte però anche sfidarli a non fare di meglio, non stiamo parlando di avere chissà quale performance, ma a essere più in profondità, no? Quindi a scoprirsi, a riconoscersi e a potersi, perché no, anche donare, no? Quindi di poter dare qualcosa di loro per contribuire nel loro piccolo a quello che è il loro mondo. Quindi la parte di accoglienza, ma anche la parte di sana sfida. Che li richiama un po' alla responsabilità, no? Che poi peraltro credo che sia anche una sfida che poi si accoglie volentieri, no? La palla finalmente nel proprio campo, perché diciamo tante volte che si parla dei giovani, sui giovani, a proposito dei giovani, ma poco con i giovani. Anche qui inevitabilmente leggiamo definizioni, etichette, si parla di ragazzi freddi. Leggevo adesso un articolo con un'intervista a Don Burgio, che si occupa del carcere minorile a Bollate, dove dice: non sono freddi, ma sono quasi affetti da una sorta di analfabetismo emotivo e sentimentale. Ma questo, direi, dice lui, di derivazione, cioè è un analfabetismo che ricevono forse anche un po' dall'alto, no? Perché c'è questa difficoltà anche da parte di chi sta a fianco a loro come adulto a leggerle queste emozioni, perché magari nemmeno loro sanno leggere quelle che passano attraverso di loro. Ma sai, penso che una delle cose che non si insegnano a scuola, ma che sono molto importanti, è proprio quello di la capacità di entrare in contatto col proprio mondo interiore, avendo un po' la capacità di stare con queste emozioni. Spesso si dice mettersi nei panni degli altri, però per fare questo prima devo essere in grado di saper stare nei miei, no? Molto spesso rispetto alle emozioni il rischio può essere quello di o proprio non ascoltare, no? Quindi cercare sempre di distrarmi, no? Riempirci di intrattenimento che di fatto non ci fa pensare, non ci fa stare. O di sdrammatizzarle, quindi ma no dai non è importante, oppure di drammatizzarle, quindi se vuoi di dare un modo esagerato insomma di espressione. Quando invece io spesso questo lo suggerisco anche quando alcuni ragazzi vengono in colloquio adulti, prenditi l'1% della tua giornata, 15 minuti, ok? E stai in contatto con le tue emozioni, sia con quelle faticose, sia con quelle magari più piacevoli, quindi ascoltati, ok? Senza dover fare nulla. Stai con quello.
E questa è una delle parti più difficili, perché noi siamo molto orientati come società, no? Al fare, all'ottenere il risultato, magari ad avere la performance migliore di qualcun altro. E insomma, trovo molto vere le parole che dicevi prima, il rischio è proprio di questo analfabetismo emotivo, che deriva prima dalla difficoltà di sentire. Se non sento, come faccio a dare un nome? Okay, quindi questo sicuramente è un passaggio chiave. Il primo ascoltarsi, a volte anche stando lì e dicendo ok, il mio corpo dove sente queste emozioni? Nella pancia, nel cuore, nella testa, dove? Okay. Senza dover per forza già subito definire. Quindi raccolgo le sensazioni, raccolgo le intuizioni e poi dopo provo a dare un nome. Okay? Un nome magari che può essere specifico, un conto è dire stare male, un conto è dire mi sento impaurito, arrabbiato, triste. Certo, però ecco, tutto quello che tu mi stai dicendo presuppone che ci sia qualcuno che queste cose te le dice. E forse anche qualcuno che ti aiuta a stare in questa emozione, uno perché tu hai visto che lui ci sta, o perché magari se tu hai paura di starci ti sta a fianco. E io non so quanti dei nostri adolescenti hanno questa opportunità. Ma sai, perché a volte noi siamo anche come adulti spaventati dalla possibilità di spaventare i ragazzi. Ad esempio, mi capita tra i temi di cui mi occupo, ad esempio uno di questi, il tema del lutto, no? E quando magari una persona, un adulto, sta vivendo una sofferenza, magari dire non voglio farmi vedere piangere, non voglio farmi vedere triste perché sennò lo rendo triste. Invece la sana possibilità di condividere e dire guarda, il papà e la mamma è triste per questa cosa qua, no? Ed è normale, ci sta. Può essere che mi venga da piangere, se vuoi possiamo piangere anche insieme, ok? È un modo per dire puoi essere fragile, ok? Puoi in questa situazione vivere queste emozioni e non c'è nulla di cui doversi vergognare, ok? Idem come la rabbia la posso lanciare addosso a qualcuno oppure la posso condividere. Sai, mi fa molto arrabbiare questa situazione che sto vivendo, oppure mi impaurisce. E questo è davvero importante, come dicevi tu, avere degli adulti che uno sono consapevoli che condividere un'emozione non vuol dire lanciarla addosso all'altro, ok? E che invece continuare a nasconderla lancia un messaggio, cioè nella vita devi nasconderti, nella vita queste cose non le puoi far vedere. E questo messaggio a lungo andare logora. Logora, impedisce anche proprio questa fase di crescita così importante. Hai toccato un altro tema che secondo me è davvero chiave in queste manifestazioni che sembrano di forza, di prepotenza. C'è invece forse un urlo fragile dove questa fragilità chiede veramente di trovare spazio e accoglienza, perché è un'età anche di estrema fragilità, quella dell'adolescenza. Che spazio c'è nella nostra società per la fragilità? Allora, la domanda è importante e la risposta vorrebbe dire poca, no? Però a volte è anche interessante, secondo me, accorgerci di quanto a volte la fragilità e la forza si mescolano. Ti faccio un esempio, immaginati un adolescente che sa che i suoi genitori stanno affrontando delle difficoltà e allora non condivide certe emozioni che vive, e nella sua stanzetta magari piange da solo, però prova a cavarsela. È forte o è fragile? Oppure una situazione dove magari sto vivendo io una difficoltà scolastica, perché magari sono vittima di bullismo, però voglio cercare di risolverla con le mie forze, magari non chiedo aiuto. Sono forte o sono fragile? No? E a volte queste cose proprio si mescolano, no? E proprio accogliere, si dice, no? L'adolescenza è un'età in cui si è anche fragili. Io credo che non ci sono età in cui non siamo fragili. Cambiano magari le forme della fragilità, magari si spera andando avanti con gli anni, ma non tanto con gli anni, con le esperienze e con l'elaborare queste esperienze abbiamo più strumenti per non solo gestire la nostra fragilità, ma addirittura utilizzarla, ok? Utilizzarla come forza, come qualcosa che può anche guidare gli altri, no? E quindi secondo me è proprio l'occasione di sentirci parte di una stessa natura umana che ha queste due dimensioni così forti, che si mescolano così tanto e ambedue hanno dignità di esistere e ci aiutano a
essere umani. Pensi che, come dire, il sentire di dover corrispondere a certe caratteristiche che abbiamo e stanno respirando da sempre i nostri giovani, i nostri ragazzi sull'identità di genere, cioè se sei un maschio, se sei un ragazzo, quindi forse ancora più difficoltà ad accogliere la fragilità come normale, e quindi il sentire di dover aderire a qualcosa che magari in quel momento è lontano e che quindi può portare a questi atteggiamenti estremi? Ma guarda, spesso faccio questo esempio, no? Vai al parco giochi e vedi il bambino che cade, si fa male, piange, e va dal papà e dice: no, piange, lo sei mica una femminuccia. No? È un po' come dire: non puoi vivere quell'emozione. Oppure, adesso la pubblicità classica, l'uomo che non deve chiedere mai. E perché no? Ok, quindi tutta una serie di esempi che poi magari vanno anche nel gergo comune, nel luogo comune, che rimarcano questa cosa, cioè non va bene per la tua identità, come dire, manifestare questa fragilità che spesso poi prende il nome di debolezza con tutta l'accezione negativa del termine. Ma il cristallo è fragile, però è prezioso. Quindi appunto mi viene in mente che forse, no, questa potrebbe essere anche un'altra area sulla quale aiutare a riflettere, no? Che appunto questi stereotipi che magari continuiamo a respirare, che sembrano non lasciare altre vie. Allora, se uno non si riconosce in questo, poi appunto rischia di sentirsi estraneo e quindi di trovare questi modi anche così estremi poi per manifestare, no, anche quello che prova dentro. Infatti, quando ci troviamo a dire, no, avere queste, fondamentalmente queste credenze, queste idee, sarebbe interessante chiedersi: ma questa cosa dove l'ho imparata? Ma è proprio così? Oppure, e che effetto ha avuto questo sulla mia vita, sulla mia relazione, o sulle relazioni che ho sviluppato fino adesso? Proprio per andare un po' a mettere in discussione: ma è proprio così? Deve essere proprio così? E nel momento in cui, questo come sempre, siamo in grado di farlo noi come adulti, allora possiamo insegnarlo ai nostri ragazzi, ma non insegnarlo con le parole, insegnarlo proprio col nostro vivere quotidiano. Infatti siamo in conclusione, ma da quello che un po' già è emerso, no, da questa nostra prima chiacchierata, è proprio come sia fondamentale una sinergia, un lavoro di squadra, che giovi non soltanto ai ragazzi ma davvero a tutti, no? Perché abbiamo parlato di un analfabetismo emotivo che riguarda anche gli adulti, e gli adulti che affiancano i ragazzi sono tanti: ci sono gli insegnanti, ci sono i genitori, ci sono gli educatori, ci sono gli allenatori, e forse sarebbe bello che ognuno si sentisse parte di un progetto nel quale non è soltanto un tecnico che fa quel pezzo, no? Ma che si sta lavorando ad un progetto importante che è la crescita di un ragazzo. Per cui possiamo anche pensare di ipotizzare questo percorso come non rivolto certamente soltanto ai ragazzi, ma un po' a tutti coloro che ruotano intorno agli adolescenti. Cosa dici? Certo, l'idea può essere proprio quella di provare a interrogarci, interrogare, no? Anche alcuni, diciamo, persone che gravitano intorno del mondo degli adolescenti su diciamo, a quale parte dell'anima del ragazzo sto parlando, no? Qual è il senso che voglio passare tramite la cosa che faccio, che poi sia allenarlo, insegnargli, eccetera, ma qual è, come dire, lo scopo ultimo, qual è l'insegnamento di valore, qual è la cosa che voglio risvegliare in lui o la cosa che voglio fargli conoscere di sé, no? Tramite quello strumento che magari può essere lo sport o può essere un'altra cosa, perché poi di fatto tutti noi che abbiamo a che fare col mondo dei ragazzi dobbiamo sapere che, volenti o nolenti, siamo chiamati a essere figure significative, perché che tu lo voglia o no, l'altro ti guarda e impara, ok? Quindi nessuno può esimersi da questo ruolo. Anche tenendo presente che non abbiamo di fronte soltanto uno studente, soltanto uno sportivo, soltanto, ma c'è sempre tutta la persona davanti, no? Che in quel momento sta giocando a pallone, in quel momento è a scuola, ma io ho davanti tutta la dimensione di questa persona, perché non posso prenderne soltanto un pezzo e dire: io mi occupo solo di questo, no? Inevitabilmente quello che faccio ha ricaduta su tutto. E anche il fatto di
Allora, ti faccio questo esempio, no? Spesso quando si parla, no, di magari un ragazzo che può essere in difficoltà, si può dire che gli adulti con cui è contatto, il genitore di turno, magari fa poco per lui, no? Magari c'è poco e quant'altro. A volte ci può essere anche l'opposto, no? Quindi il genitore che fa troppo per un figlio crea un figlio che non farà abbastanza per se stesso. Quindi qual è la giusta distanza tra l'esserci e lasciare andare, tra il lasciare crescere quel fiore, come dicevamo, oppure a volte magari prendersene cura un po' di più in modo diverso perché magari è stato ferito, no? E quindi non è semplice, no, trovare l'equilibrio tra queste cose, sapendo che, come dicevi tu, poi tra l'altro c'è il ragazzo dentro il gruppo dei coetanei, dentro la società più in generale. Quindi, essendo proprio tante le sfaccettature di questa situazione, penso sia importante e utile, perché no, magari se possiamo dare un piccolo contributo, aiutarne a metterne insieme alcune e dialogare. Vediamo cosa salta fuori. Dialogare e continuare a formarsi, perché davvero più che mai questo ci fa capire l'esigenza, come anche se siamo adulti, l'esigenza di formarsi, confrontarsi e capire sempre meglio e sempre di più è importante, ma direi che è una ricchezza ed è un'opportunità. Noi proviamo a darcela con te questo spazio, per cui di volta in volta, mensilmente, approfondiremo appunto qualche aspetto, sempre con Maurizio, magari con un esperto. Di volta in volta, se volete, ai nostri indirizzi, magari anche segnalarci qualche esigenza, qualche argomento, qualche tema che vi sta particolarmente a cuore, magari lo vedremo insieme. Grazie a voi. La nostra puntata termina qua, io vi ringrazio per essere rimasti con noi, vi ricordo che tutti gli appuntamenti che riguardano la vita della nostra diocesi li trovate sul nostro portale, così come anche tutto il materiale, anche solo quello di cui abbiamo parlato oggi, la rubrica con Maurizio Iengo, ma anche il dialogo con Don Cesare Pagazzi, anche tutto quello che viene realizzato proprio in relazione al cammino sinodale. Vi auguro quindi una buona settimana e ci vediamo sabato.